E di nuovo ben trovati area 48 del Motor Show. Si continua a far volare la fantasia, questa volta con il drift. Insieme a noi abbiamo Giuseppe Gandin, che è stato colui che ha abbracciato per primo in Italia questo tipo di attività sportiva. Sì, questo è già il secondo anno che continuiamo col Motor Show con tutti i piloti del MotoGP, e abbiamo nel frattempo costituito una scuola che sta funzionando molto bene, con 50.000 metri quadri di pista prove. Facciamo sia la guida sicura che il drift, per portare comunque questa passione ad un vero sport in Italia. Tra l'altro a basso costo. A bassissimo costo, si può partire con un'auto da 1.000 euro in su, ovviamente la Mustang è un'altra cosa. Dunque, diciamo subito che i piloti del motomondiale anch'essi sono stati catturati dalla possibilità di fare delle virgole nere sull'asfalto, e diciamo subito che Andrea Dovizioso è sulla Mustang nera opaco, Loris Reggiani è con la BMW, Andrea Iannone con la Mustang blu, poi abbiamo Mattia Pasini anche egli con la Mustang blu, e soprattutto quella più preparata è di Riccardo Errani, buon pilota nell'Europeo Rally. Lui ha provveduto a mettere le mani dentro al cofano della Mustang, che di proprio di abbondanza ne ha già tanta, e ha tirato fuori qualcosa che ha 650 cavalli. Mattia Pasini, come dire, con l'acceleratore non è mai pago, e talvolta è costretto a far passare gli altri perché si è traversato un po' più del dovuto. Sì, Pasini abbiamo dovuto tenerlo un po' a freno perché effettivamente non riusciamo proprio a contenerlo. Mattia, per lui la vita è con il contagiri in zona rossa, e diciamo anche che il drift è previsto anche per le donne ad inizio del prossimo anno. Sì, c'è un'iniziativa molto molto interessante, la stiamo portando avanti per portare le donne da zero a drift e inserirle nel campionato Drift GP del prossimo anno. Abbiamo toccato poco fa il tasto dei costi, e Giuseppe Gandin ha detto che si può cominciare da 1.000 euro. Si pensi addirittura che per il miglior equilibrio della vettura sono ricercate delle auto giapponesi degli anni 80. Questo per dire, si può andare tranquillamente alla ricerca di un pezzo che sia giusto, poi magari se si ha anche l'amico meccanico, perché qui le gomme vanno come le noccioline, magari con un treno che qualcuno ha scartato per anzianità, per pneumatici consumati al 50%, si può chiedere di utilizzare queste gomme, perché qui la gioia è soltanto quella di far fumo, ma non si creda che la spontaneità vada, come dire, annacquata dal gesto tecnico, perché di norma nelle competizioni, questa è l'esibizione ben inteso, di norma in ogni curva c'è la giuria. La giuria premia il gesto, la perfezione, insomma è quasi come la bacchetta del maestro dell'orchestra. Assolutamente, diventa quasi un'arte guidare di traverso su questi mezzi da 400-500 cavalli, e in effetti si premia proprio l'eleganza dell'evoluzione. Diciamo anche che, e questo è un dato aggiuntivo, è inquadrata per un istante la Mustang molto ritoccata, molto interpretata da Errani. Questo è Andrea Dovizioso. Stavo dicendo, con del gesto tecnico che viene valutato dalla giuria questa esibizione, e alla fine la somma del punteggio dà ovviamente il podio. Ancora immagini per quanto concerne Andrea Dovizioso. Diciamo pure che tra l'altro c'è un innesto importante con Graziano Rossi. Questo tipo di attività sportiva a basso costo sta catturando gli appassionati? Moltissimo, perché se si pensa agli anni 70-80 con i rally che calamitavano centinaia, migliaia di persone perché era spettacolare, questo in effetti diventa uno spettacolo similare. Adesso con la nuova scuola della Gandin Motors Mustang Drift stiamo allevando dei nuovi piloti, dei nuovi appassionati che si stanno veramente affacciando a questo mondo con poco, e con i corsi che teniamo a Conegliano Veneto in effetti diamo la possibilità a tutti, anche ai non provetti, di cominciare e portare avanti questa attività. Campionato italiano? Campionato italiano il prossimo anno, è già quasi pronto il calendario, abbiamo già veramente tanti
iscritti e speriamo di fare dei proseliti in Italia, perché faremo anche una scuola itinerante dove porteremo questa attività, questa, più vicino alle persone. Quanti appuntamenti? Dovrebbero essere 8 appuntamenti, penso. E soprattutto ci sarà anche la possibilità di andare fuori dal confine italiano per confrontarsi con i migliori specialisti della disciplina. Certamente, certamente abbiamo visto che gli olandesi sono molto ferrati, abbiamo visto che in tutta Europa questo sport, che è partito dal Giappone, poi è passato in America, è arrivato in Italia, noi lo stiamo un po' modificando, lo stiamo un po' mettendo più all'italiana, cerchiamo un po' più l'eleganza adesso con queste nuove macchine che fanno anche della scena. Vedo che il pubblico l'ha capito e accorre veramente. Abbiamo toccato il tasto dei costi e andiamo al tasto degli organizzatori. Diciamo, la sicurezza innanzitutto, del resto le velocità sono molto basse, quindi soprattutto si tratta di lavoro di carrozzeria per ripristinare l'aspetto del mezzo, ma poi anche i costi sono bassi, appunto per gli organizzatori basta un piazzale, qualche balla di paglia per delimitare il tracciato e quindi davvero si spende poco per allestire un percorso. Sì, sì, assolutamente. Il più è trovare proprio i piazzali. Noi siamo stati fortunati, abbiamo in collaborazione col Comune di Santa Lucia, abbiamo avuto l'appoggio e il patrocinio. Hanno capito che effettivamente alla fin fine è anche un'istruzione per i ragazzi che vanno per strada, si sfogano, poi per strada vanno piano. Per quanto riguarda le macchine, devono essere preparate con intelligenza e assolutamente non toccando elevate velocità, alla fin fine effettivamente è la carrozzeria che poi di più ne risente. Ecco, Giuseppe Gandini ha toccato un tasto molto delicato. Questa attività sportiva consente di abituarsi a dominare, a controllare le inerzie del mezzo, e sappiamo benissimo che purtroppo le strade di tutti i giorni nascondono mille insidie, pertanto il riflesso sulla sicurezza stradale è di grande importanza. Assolutamente, è un po' portare per mano i ragazzi che con una Panda non farebbero mai un corso di guida sicura, noi lo facciamo con le Mustang che sono molto più accattivanti, e questo li fa innamorare anche della sicurezza, perché effettivamente quando capiscono che queste macchine non scherzano e hanno modo di sbagliare sulla pista e non sulla strada, effettivamente fa pensare, perché pochissime volte si ha l'occasione di sbagliare e non pagare. Quindi indossare casco e tuta in queste occasioni è tutt'altro che controindicato. Ricordiamo ancora una volta qual è la sequenza, qualora alcuni avessero dimenticato, qual è la sequenza dei piloti del motomondiale: Andrea Dovizioso con la Mustang nera opaco, Loris Reggiani è un po' la mosca bianca perché ha la BMW, Andrea Iannone con la Mustang blu, con i classici colori statunitensi, ovvero sia lo scuro spezzato dalle bande bianche, e Riccardo Errani si può facilmente distinguere perché ha la presa del compressore volumetrico sul cofano. Eccola qui, giusto e tempestivo l'intervento della regia, mentre Mattia Pasini ha la livrea, diciamo, convenzionale. Per quanto concerne la vettura di Errani, e parliamo a coloro che al solo ascoltare il canto dell'8V iniziano a farsi venire la pelle d'oca, diciamo che Errani ha toccato la bella potenza di 650 cavalli, che non sono davvero pochi. Sì, motori molto molto generosi, anche la nera opaca ha comunque altri 650 cavalli, ha un rumore un po' più soffocato perché l'abbiamo un po' compressa noi, però effettivamente sono due macchine che non hanno niente a che invidiare a delle Formula 1 ormai, veramente. Giuseppe Gandin, diciamo che il particolare che soffre di più, poveretto, è rappresentato dal comparto pneumatici. Sempre nell'intenzione di accompagnare qualcuno che sia interessato al drift, che cosa soffre di più? Cioè, quali sono i particolari tecnici che sono soggetti a rottura? Appunto coperture, trasmissioni, in effetti se si parte con una macchina già alleggerita il 90% dei problemi viene eliminato, perché effettivamente hanno solo bisogno di scaricare tutta la potenza a terra e tutto quello che contrasta il peso va tutto a capito del viaggiare bene, diciamo. Siamo in chiusura, ringraziamo Giuseppe Gandina, ringraziamo i piloti del motomondiale che ci hanno offerto l'opportunità di valutare come la vita di traverso
sovente non sia poi così brutta, e vi diamo appuntamento in occasioni per quanto riguarda il drift, e chiudiamo con queste immagini con Mattia Pasini che sta salutando i suoi fan. Grazie Giuseppe, alle prossime opportunità.